Si aprono le frontiere anche per la sanità e se ne sta parlando in Palazzo Belgrado, appunto a cura dell'Ordine dei Medici della provincia di Udine, dell'Ordine dei Medici nazionale. Ecco, perché si aprono le frontiere? Perché ci sarà la possibilità appunto di andare a curarsi in tutti i paesi dell'area europea. Ma c'è un problema, con quale garanzia appunto dell'intervento? È questo che ne sta parlando, è vero? Sì, è questo lo scopo. Abbiamo chiamato in questo convegno di carattere europeo, abbiamo chiamato a raccolta, diciamo, le autorità formative e le associazioni professionali mediche per riflettere su un ragionamento. Allora, quando i cittadini potranno, sulla base di una direttiva, circolare per la richiesta di servizi sanitari in Europa, quale profilo di competenze, quale profilo di capacità troveranno nei paesi d'Europa? E allora qui questa riflessione, cioè come armonizzare, attenti, parliamo di armonizzare, non uniformare, perché le strutture formative, le istituzioni formative, le culture formative sono profondamente radicate nelle culture dei paesi, però, come dire, fare un grande sforzo per rendere omogenea la formazione e la qualificazione dei professionisti è sicuramente uno strumento utile a garantire ai cittadini che intendono muoversi in Europa per l'accesso a servizi sanitari. Questo è lo scopo del convegno. Omogeneizzare, insomma, ecco l'intervento. Armonizzare. Armonizzare vuol dire rispettare le diversità, ma in un contesto, in un tronco comune di contenuti, di conoscenze, competenze, capacità, technical skills.